Buongiorno a tutti, mi chiamo Mirko Govi, siamo presso i complessi di Laghi Segugia e Pizzighettone per la presentazione di una nuova linea di prodotti liquidi On The Bank Bait. Ingredienti e ricette sudafricane suddivisi in tre tipologie. Abbiamo la tipologia da pastura in boccettino da 250 ml. È un liquido di colore scuro, quanto di meglio per la dolcificazione della pastura al fine di incentivare il potere attirante. Si consiglia di aggiungerlo all'acqua della bagnatura per un'omogenea diluzione e la distribuzione del suo aroma. Ecco a voi il colore. Questa linea per bagnare la pastura è composta da due aromi. Ecco qua. Vi presentiamo l'altra linea, Springbok, che è composta comunque da 9 aromi. È un liquido aromatizzante concentrato indicato per il pellet e per l'ammollo di esche da porre all'amo, pure per il potenziamento aromatico di pasture con il caricamento del feeder. Genera un concentrato olone attivo di colori e sapori che risulta irresistibile per ogni organo sensoriale dei pesci. La cosa molto importante di questa linea è che sono boccettini da 100 ml, quindi regolari sia per quanto riguarda le gare nazionali e internazionali. Ricordiamo che non possono essere presentati nei regolamenti boccettini superiori ai 100 ml. Vi faccio vedere il suo colore. Questa è la linea Springbok liquido. Presentiamo anche la linea Protea, che è uno sciroppo concentrato di profumi e di aromi adatto all'uso e al caricamento del feeder o del method feeder, miscelandolo con la pastura. La lenta dispersione del fattore attrattivi incentiva la concentrazione dei pesci nell'area di deposito della lenza, indicandoli all'esca posta sull'amo. Anche questo sempre in confezioni da 100 ml. Ricordiamo che tutte queste linee hanno un semplice e comodo dosatore. Basta svitare la parte sopra e il prodotto scenderà a gocce. Vi faccio vedere il colore, e che questo, essendo uno sciroppo, è più denso. Anche la linea Protea è composta da 9 aromi. Ecco a voi On The Bank Bait.